L'associazione sportiva dilettantistica ciclistica di Oliveto Citra porta a termine con successo la seconda edizione della Gran Fondo Mountain Bike di Monti Eremita e Marzano, svolta nella cornice dell'accogliente comune di Coliano, siamo in provincia di Salerno. Una macchina perfetta, quella guidata da Rocchino Palcera, coadiuvato dalle autorità locali di Colliano, con in prima linea il sindaco Adriano Goffredo. Per oggi siamo stati piacevolmente invasi da tutti questi ciclisti e per noi ci fa solo piacere, perché in tutto questo noi facciamo conoscere il nostro splendido territorio. Per la nostra amministrazione è di fondamentale importanza lo sport anche come momento di aggregazione e socializzazione. Siamo aperti a queste iniziative in ogni momento. Spero che i ragazzi sono rimasti soddisfatti sia dell'organizzazione, loro e nostra. Siamo sempre a completa disposizione per questo tipo di eventi. Eccoli qua, gli amici enduristi hanno fatto il sopralluogo per vedere se il giro è tutto in regola. È tutto a posto? Si può partire, ragazzi? Ok, grazie. Ciao, ciao Salbiker. Ecco qua, questo è il chip di Saverio. Con questo sistema si riesce a leggere il tempo di ogni corridore. ...162 mountain bike al via, un numero in aumento rispetto all'edizione 2016, segno tangibile che questo giro della campagna off-road coinvolge tantissimi appassionati e agonisti, e proprio a Colliano vede la sua 8ª tappa in calendario. Dopo un'estate tormentata da siccità e incendi, la pioggia dei giorni precedenti ha offerto un terreno compatto e morbido nei suoi 43 km di svolgimento, che hanno proposto diverse tipologie di fondo, pietre mosse in monotraccia, su terreno umido e a tratti fangoso. Non sono mancati tanti punti tecnici e impegnativi, con salite aspre e lunghe discese nei magnifici sottoboschi di queste montagne. Nella classifica generale balza all'occhio il tempo di 2 ore, 9 minuti e 22 secondi fissato da Luigi Ferritto, che vince anche la categoria M2 e che torna a vincere nella sua amata regione, dimostrando tutto il suo entusiasmo ai nostri microfoni per questa vittoria ottenuta in una Gran Fondo molto impegnativa. Fa sempre piacere correre qui in Campania, soprattutto qui nella zona dell'Oliveto Citra, perché io, avendo un passato enduristico, ho fatto varie gare qua e quindi sono legato a questo posto e ho tanti amici, quindi mi sono venuto volentieri. A 5 minuti e 59 secondi c'è Pasquale Di Lorenzo e a più di 11 minuti Gabriele Nigro. Gli altri risultati sono disponibili al link mtbonline.it. Rispetto all'anno scorso i numeri sono cresciuti, quindi significa che l'anno scorso abbiamo lavorato bene, il percorso è piaciuto, i numeri sono quasi raddoppiati, stamattina ci stavano 160 partenti, quindi siamo più che contenti, ma la cosa più che ci fa andare avanti in questo grande impegno, perché proprio per portare avanti una gara del genere ci vuole tanto impegno, e sono i complimenti che ci fanno i ragazzi anno per anno, che vengono per la prima volta qui e vedono il percorso e rimangono meravigliati. Addirittura qualcuno, ho sentito, che è venuto anche la settimana scorsa per provare il percorso, quindi c'è veramente un interesse a far bene a questa gara, insomma, che poi amatori, professionisti, però quando poi si comincia a pedalare un po' tutti vogliono raggiungere il risultato. A dire la verità vengono anche dopo la gara. L'anno scorso dopo la gara ci chiamavano le settimane successive e si venivano a fare un giro sopra sul percorso, proprio perché era piaciuto tantissimo. Allora, noi abbiamo più o meno visto un po' tutte le aziende che hanno accompagnato questa seconda Gran Fondo. Immagino che tu però voglia ringraziare magari in particolar modo qualcuno, qualche azienda, qualche organizzazione. Diciamo che abbiamo gli sponsor principali che ci seguono
per l'intera attività annuale, poi ci sono stati tutti gli sponsor che hanno seguito prettamente la gara, però io il numero è tanto, sono tanti sponsor, quindi ringrazio tutti e ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione tutta la struttura, la piazza e tutti i ragazzi che mi hanno dato una mano sul percorso oggi e i ragazzi che mi hanno dato una mano a prepararlo. Ovviamente Rocchino, ci vediamo l'anno prossimo. Grazie, grazie, all'anno prossimo, il periodo sarà sempre lo stesso, tra la prima e la seconda settimana di settembre. Sul nostro sito internet starbikers.it c'è lo speciale di 30 minuti di questa seconda gran fondo dei Monti Eremita e Marzano.